È da stamattina che quando abbiamo avuto questa comunicazione di questo evento franoso in atto nella zona centrale del paese, che ci siamo subito mossi. Quindi abbiamo dichiarato una somma urgenza, stiamo intervenendo. Nella riunione c'erano tutti gli enti preposti dove interessati all'attraversamento della viabilità, quindi Italgas, Enel, ERG, insomma, tutti gli enti preposti, quindi il problema che si pone adesso è di controllare, tenere sotto monitoraggio l'evoluzione del fenomeno gravitativo e quindi vedere quali conseguenze potrebbe avere sulla struttura scolastica che è posta nelle immediate vicinanze. Adesso, sperando che le avversità atmosferiche dovrebbero finire entro mezzanotte, almeno questo ci diceva l'ultimo bollettino meteorico, e da domani mattina inizieranno i sondaggi in collaborazione con l'ASPA, interessata pure da questo fenomeno, e ci attiveremo per quanto è possibile e secondo le disponibilità. Dopodiché cercheremo di investire per quanto è possibile la protezione civile e tutti gli enti preposti. Allora, intanto sottolineo ancora una volta che la proprietà dell'ASP è fuori dal fronte di frana. Per come si sono svolti i fatti e come si può anche andare a vedere esattamente il cedimento che c'è stato del terreno, non è stato un cedimento che va verso la proprietà dell'azienda, ma è un cedimento che è avvenuto all'interno della strada, verso l'interno. Quindi praticamente si è trattato di un dilavamento evidentemente degli strati superficiali che dovuti evidentemente ad una cattiva regimentazione delle acque piovane che ha provocato questo smottamento, tra l'altro in un fronte già interessato ad una frana, perché è vecchio il fronte di frana, è datato almeno da 20 anni fa, quindi non è una cosa di oggi. Probabilmente, ripeto e sottolineo, il cattivo allontanamento delle acque superficiali ha accentuato questo fenomeno e ha provocato quello che si è provocato, però né tantomeno si può dire che come dire, che i lavori che sta realizzando l'ASPA sono direttamente interessati al cedimento, mi sembra azzardato dirlo. In ogni caso noi nelle prossime ore faremo ulteriori accertamenti in maniera tale da poter essere sicuri di confermare quanto praticamente abbiamo già riferito. Beh, la scuola è interessata perché il fenomeno franoso impedisce l'accesso alla sede del liceo scientifico. Per essere precisi, lo impedisce d'un versante, perché il versante nord invece è accessibile, quindi prevediamo che comunque sarà garantito l'accesso fisico alla struttura del liceo scientifico, per quanto riguarda, diciamo così, il rapporto fisico con la sede. Poi ci sono anche i servizi, gli altri servizi, quello elettrico, il gas, per i quali abbiamo bisogno di garanzie, no, perché il nostro servizio è completo. Al tavolo di emergenza di oggi abbiamo esposto queste nostre esigenze, abbiamo avuto una descrizione della situazione ad oggi, il Comune ci ha garantito sia la comunicazione tempestiva, sia il monitoraggio e la risposta alle nostre esigenze entro domani. Quindi domani rifaremo il punto della situazione e se la sede del liceo dovesse avere le garanzie di cui ha bisogno, il servizio scolastico riprenderà regolarmente. In caso contrario, siamo in grado, essendo Girifalco presenti su più sedi, di garantire comunque all'utenza il servizio scolastico.